Ok, facciamo qualche esercizio oggi sull'energia e sul potenziale elettrostatico. Cominciamo da questo esercizio, il numero 51, pagina 118, che però io modifico leggermente. Dice, immaginate di avere due cariche, Q1, copio i dati, poi vi mostro la lavagna, che vale 2,0 nanocoulomb, e Q2, che vale 3,0 sempre nanocoulomb, e le due cariche sono poste nel vuoto a una distanza AB di 40 centimetri l'una dall'altra. Io direi calcoliamo l'energia potenziale di questo sistema. Ok? Quindi abbiamo una carica in A, una carica in B, che potremmo chiamarli in realtà QA e QB, forse è meglio, così si capisce un poco di più. Ok. Abbiamo visto a suo tempo che se ho un sistema formato da due cariche puntiformi, l'energia potenziale di questo sistema vale la costante di Coulomb, K, dopo vediamo qual è il valore nel vuoto, per K0 se siamo nel vuoto, il prodotto delle cariche, QA quindi per QB, diviso la distanza che le separa, in questo caso AB. Nel vuoto, K0, costante di Coulomb, vale 8,99 per 10 alla 9 Newton per metro quadro fratto coulomb alla seconda. Ok? Quindi si tratta solo di sostituire i numeri e di calcolare l'energia potenziale. Quindi U abbiamo 8,99 per 10 alla 9 Newton metro quadro su coulomb alla seconda per, attenzione, nanocoulomb, questo significa 10 alla meno 9. Quindi abbiamo 2 0,0 per 10 alla meno 9 coulomb per, l'altro mi sembra che fosse sì, 3 per 10 alla meno 9 ancora coulomb, diviso 40 centimetri che va ovviamente trasformato in metri, 0,4 metri. Quindi qui dividiamo per 0,4. Ok? Qui abbiamo un, attenzione, 10 alla 9 e 10 alla meno 9 che danno 1, 10 alla 0, quindi li semplifico direttamente. Dopodiché avremo, calcolatrice alla mano, occupiamoci, ripeto, prima delle costanti, dei coefficienti, quindi 8,99 per 2 per 3 diviso 0,4 e viene 134,85 dopo il controllo. Per 10 alla rimane solo il fattore meno 9. E qui abbiamo, allora, qui c'è un coulomb alla seconda che si semplifica con coulomb e coulomb, un metro quadro che si semplifica con metri e newton per metri fanno joule. Ok, mettiamolo in notazione scientifica, quindi sposto la virgola di due posti. 1,35 approssimiamo per 10 alla, devo aggiungere due posti, quindi 10 alla meno 7. Ok? Se ci avessero detto che questo sistema di due cariche è in un mezzo, nota bene, tutto chiaro per tutti fin qua, aggiungo io questo, se le nostre due cariche A e B, sempre a distanza di 40 centimetri, si trovano invece che nel vuoto in un mezzo, qui faccio finta che sia acqua, con costante dielettrica relativa a εr maggiore di 1, ok, allora la K non è più K0, ma è K0 fratto εr. O se preferite si può scrivere anche così, era 1 su
4π greco y r costante di elettrica assoluta del vuoto per la costante di elettrica relativa. Quella dell'acqua, per esempio, è 80. Quindi, se fossero in acqua, l'energia potenziale del sistema sarebbe 80 volte più piccola, perché la forza elettrostatica lì è più debole. Ok? Quindi abbiamo avuto un'energia U che è uguale a quella nel vuoto che abbiamo trovato prima, U0, fratto epsilon r. Ok? Tutto chiaro? Bene. Detto questo, passiamo a quest'altro esercizio, il Q54, che mi sembra divertente. Eccolo qui. Dice: immaginate di avere tre cariche dello stesso valore assoluto Q. E sono poste ai vertici di un triangolo equilatero. Fatemi fare il disegno, grosso modo. Quindi A, B e C. L. Il lato L del triangolo, beh, ho usato la L maiuscola, non importa, vale 4,5 cm. Quindi 4,5 per 10 alla meno 2 metri. Ok? E ci informa l'esercizio che l'energia totale, potenziale totale del sistema U vale meno 9,9 per 10 alla meno 7 joule. 7. Ok? Quanto vale il valore assoluto di ciascuna carica? E cosa possiamo dire del segno delle cariche? Ok, quindi abbiamo il triangolo equilatero, tutti i lati sono L, e ai vertici di questo triangolo abbiamo tre cariche della stessa intensità, ma di segno ignoto. Ok? Ora, l'energia potenziale totale, abbiamo visto prima, se ho una sola coppia, torniamo un attimo indietro, ecco, l'espressione è questa, perché ho una sola coppia. Se ho tre cariche, ho tre coppie, quindi devo sommare tutte le energie potenziali di ogni singola coppia, contando ogni coppia una volta sola. Quindi, vado piano, spero di essere più chiaro, l'energia potenziale totale sarà l'energia potenziale della coppia AB, più quella della coppia BC, più quella della coppia AC. Ok? D'accordo? Ora, se per un secondo trascuriamo il segno delle cariche, dato che la carica in ciascun vertice è la stessa, e la distanza tra i vari punti è la stessa, tutte le coppie hanno lo stesso valore assoluto. Perché le cariche in A e in B, per esempio, è la stessa che c'è in A e in C, la distanza è la stessa. E ognuna di queste tre, questi tre fattori, ha l'aspetto K0 perché siamo nel vuoto. Il prodotto delle due cariche, la carica in A per, ad esempio, quella in B, per la distanza tra le due che è il lato del triangolo. Ok, qui mettiamoci anche il valore assoluto se volete. D'accordo? Ora attenzione, tutte le coppie dove ho cariche dello stesso segno danno un contributo positivo all'energia potenziale, perché più per più fa... tolgo il valore assoluto perché qui non serve, se no non si capisce il discorso. Tutte le coppie di cariche che hanno lo stesso segno danno un valore positivo. Ok? Quindi se avessero tutte lo stesso segno, non potrei avere un'energia potenziale negativa. Né se fossero tutte negative, né se fossero tutte positive, perché avrei comunque un risultato positivo. Non so se mi sono spiegato. Il fatto che l'energia totale è negativa, cosa significa? Significa che delle tre cariche,
almeno una, anzi, una ha segno diverso dalle altre due. In realtà non so se sono due negative e una positiva o viceversa, perché il prodotto nel segno questo non me lo dice. Però nel caso che una sia positiva e due siano negative, una delle tre terne delle tre coppie rimane, le altre due si cancellano perché una avrà segno più e l'altra segno meno. Queste due si dividono una con l'altra. Perché, ripeto, il valore assoluto è lo stesso, ma se ho quella coppia dove cade la coppia mista di segno 1, segno più, segno meno, cancella l'altra. D'accordo? E quindi mi rimane la terza coppia, poiché può essere evidentemente solo dovuta a cariche di segno opposto. Ok? Quindi la nostra energia potenziale totale, U, sarà data da, quindi sopravvive la coppia con segni opposti, meno K0, il valore assoluto delle due cariche al quadrato, perché è lo stesso per l'una e per l'altra, diviso L, lato del triangolo. Ok? Quindi qui conosco l'energia totale, conosco L, conosco K0, inverto la relazione per trovare la carica. Quindi moltiplico per L, divido per meno K0, quindi ho U totale per L diviso meno K0 e avrei il quadrato di Q e prendo la radice quadrata e sono a cavallo. Perché l'energia potenziale ci dicono loro che è negativa. Quindi delle tre coppie sopravvive, queste due si cancellano, proprio quella che ha la coppia di segni diversi. Ok? Facciamo finta. Per esempio, prendiamo, giusto per fare un esempio, mettete che in asse è positiva, in B è negativa e in B è negativa. Ok? D'accordo? Allora, questa qui ha un segno positivo, BC ha segno positivo, AC ha segno negativo, queste due si cancellano, queste due coppie, perché una contribuisce col segno più, l'altra col segno meno, vanno via. Ok? Sopravvive questa dove i segni sono opposti, quindi l'energia potenziale è negativa, perché una carica per l'altra, se hanno segni opposti, mi dà un segno meno. Ok? Un segno meno che è esplicito qui, mettendo il meno davanti e il valore assoluto della carica al quadrato. Non so se sono stato chiaro. Dopodiché, ripeto, inverto la relazione e ottengo che le nostre tre cariche hanno un valore assoluto pari a radice quadrata di, allora, l'energia potenziale era meno, non me lo ricordo, no, meno 9, 9, 10 alla meno 7, meno 9,9 per 10 alla meno 7 joule, per il lato del triangolo che era 4,5 cm, quindi 4,5 in 10 alla meno 2 metri, tutto diviso meno K0, quindi meno 8,99 per 10 alla meno 9 newton per metro quadro diviso coulomb alla seconda. Ok? Qui sotto ci rimane metri e metri quadri vanno via. Newton per metro si semplifica con joule e rimane coulomb alla seconda che sotto radice, posso tirarlo fuori, mi dà coulomb, quindi è corretto. Occupiamoci come al solito dei coefficienti, i due meni vanno via anche. Poi se non fosse così. E abbiamo 9,9 per 4,5 per 4,5 diviso 8,99 che fa 4,9. 4,9. Qui abbiamo 10 alla meno 7 per 10 alla meno 2 che fa 4,9. Ah, questo è più 9, questo non è meno, ma è più. 10 alla meno 7 per 10 alla meno 2, 10 alla meno 9
un 10 alla meno 9 al denominatore, quindi per 10 alla meno 18 metto già il coulomb fuori e ottengo, mettimi solo un istante, (2,21) per 10 alla meno 9 coulomb. Quindi 2,2 nano coulomb. Andiamo a vedere il testo. Eccolo qua. 2, 10 alla meno 9. E i segni sono diversi. Ci sono domande fin qua? Questo ha l'esercizio ha il vantaggio di farvi mostrare come si utilizza, come si calcola l'energia potenziale totale di un sistema di più cariche. Se ho una coppia ho un termine solo, se ho più di due elementi ho un termine per ogni coppia. Ok? Molto bene, se non ci sono domande, questo lo chiudiamo, proviamo a passare a, per esempio, volevo proporvi il 65, che ingrandisco un pochino, forse così si legge meglio. Dice, un elettrone, che ha carica elettrica Q che vale meno 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb, viene accelerato da una differenza di potenziale delta V pari a 1,0 per 10 alla 5 volt applicata a due punti A e B. Qual è l'energia cinetica acquisita? Abbiamo il nostro elettrone, qui c'è il punto A iniziale, qui c'è il punto B, okay. Noi si sposta tra A e B, questa carica Q, e abbiamo visto che la forza elettrica è una forza conservativa, quindi energia potenziale, quindi anche potenziale elettrostatico, e il lavoro svolto dalla forza elettrica per portare la carica da A a B vale il valore della carica per la differenza di potenziale delta V. Ok? Questo è uguale, il lavoro è uguale alla variazione dell'energia cinetica delta e C, l'energia cinetica finale meno quella iniziale. Le forze del campo elettrostatico contribuiscono ad accelerare l'elettrone. D'accordo? La conoscenza dei potenziali in A e in B, per come è fatta la forza elettrostatica, è uno strumento molto potente, perché non ci interessa come è fatto il campo tra A e B, potrebbe essere anche molto complicato. Okay? Ma il fatto che passa da un punto di un dato potenziale a un punto di un altro, quello che mi interessa è la differenza, mi permette di calcolare quanta energia acquista la nostra particella. Gli elettroni, dato che hanno carica negativa, passano da punti di potenziale basso a punti di potenziale alto. Okay? Quindi questa grandezza, okay, ha questa carica, questa grandezza è negativa, la carica è negativa, delta V è negativo, quindi il totale è positivo, il lavoro fatto svolto dalle forze va ad aumentare l'energia cinetica. D'accordo? Quindi l'energia cinetica acquisita sarà semplicemente il prodotto di 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb per 10 alla 5 volt. Quindi riscrivo l'aumento di energia cinetica, cioè l'energia cinetica acquisita vale la carica 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb per 10 alla 5 volte.
Coulomb per volt fanno joule. Quindi abbiamo 1,6 per 10 alla meno 19 più 5 meno 14 joule. Ok, quindi la variazione di energia cinetica è di 1,6 in 10 alla meno 14 joule. Quindi controllare, eccolo qua. Prego. Ah sì, ma siccome è 1 non l'ho messo, è 1 per 10 alla 5, quindi mi hai fatto bene comunque a farmelo notare, grazie. E qui non ho messo l'1 perché è 1, il coefficiente 1. Allora, fatemi fare, forse qui è meglio fare, aprire una parentesi. Okay. Se ho due punti, A e B, ok? In A ho un potenziale V con A, in B ho potenziale V con B. D'accordo? E ho una carica Q piccolo che passa da A a B. Vi ricordate? Supponiamo che, fatemelo disegnare in blu, che questa sia la nostra coordinata. Immaginate che il sistema sia unidimensionale. Allora, se ho due punti a potenziale diverso, tra questi due punti c'è un campo elettrico. La relazione tra il campo elettrico e il potenziale è questa. Il campo elettrico nella zona tra A e B vale meno la differenza di potenziale diviso la distanza, la differenza di posizione, lo spostamento tra A e B. Okay? Questo significa che se, per esempio, il campo elettrico va da sinistra a destra, cioè se E è diretto in questo senso, allora, se è positivo, questa grandezza è negativa. Quindi fatemela riscrivere più in dettaglio. No, non volevo, ma non volevo nero. Meno delta significa finale meno iniziale, quindi è V in B meno V in A fratto la posizione di B meno quella di A. Se questo è positivo, quindi se il campo è orientato verso le coordinate crescenti, questo significa che il numeratore, V di B meno V di A, è negativo, proprio per cui ho un segno meno. Cioè il potenziale in B è più piccolo del potenziale in A. Quindi il campo, ci sono dubbi? Quindi il campo elettrico è diretto da punti di potenziale alto a punti di potenziale basso e le cariche positive vengono spostate dalla forza elettrica da punti di potenziale alto a punti di potenziale basso. Okay? È un po' come immaginate di avere una collina. Okay? Se io metto un sassolino qui, ok? Il peso del sassolino diretto verso il basso e quindi sopravvive la componente del peso parallela all'appendio, per cui il sassolino viene spostato da punti di quota elevata a punti di quota meno elevata. Qui la quota è più bassa che non qua. Nel caso dell'energia potenziale gravitazionale sulla superficie della Terra, l'energia potenziale e il potenziale sono proporzionali alla quota. La forza peso sposta in masse da potenziale alto a potenziale basso. La forza elettrostatica fa la stessa cosa. Ok? Perché il campo elettrico E è orientato nel verso in cui il potenziale V diminuisce. Ok? D'accordo? Attenzione, se ho poi, se calcolo la forza che agisce sulla particella, è carica per campo, d'accordo?
Se la carica fosse negativa, questa si muove nel verso opposto al campo, quindi va da punti di potenziale basso a quelli di potenziale alto, perché se la carica fosse negativa si sposterebbe nel verso opposto ad E. Forza e campo sarebbero opposte. Ok? Quindi qui c'è la differenza tra il caso elettrostatico e il caso gravitazionale. Mentre nel caso gravitazionale, cioè per la forza peso, abbiamo masse di un solo segno, quindi comunque la massa va da potenziale alto a potenziale basso, per le cariche abbiamo tutte e due le possibilità, perché ho sia cariche positive che cariche negative. Le cariche positive si comportano come la massa nel campo gravitazionale, le cariche negative fanno il lavoro opposto. Quindi se ho una forza verso destra e una carica negativa, questa va verso sinistra. Perché quando calcolo la forza e quindi produco il prodotto carica per campo, se il campo va verso destra, la forza è verso sinistra e viceversa, se fu negativo. Quindi se il campo è orientato da punti di potenziale alto a basso, la forza sposta la carica da punti di potenziale basso a quelli di potenziale alto se la carica è negativa, altrimenti segue l'andamento del campo. Ok? È chiaro? Quindi, come intensità del lavoro svolto, il lavoro è forza per spostamento. Quindi immaginate che di avere il lavoro della forza che spostare la carica da A a B. Questa che cos'è? È la carica per anzi, carica per campo, ok? Che è la forza per lo spostamento da XA a B, quindi XB meno XA. Ma il nostro campo vale meno la variazione della differenza di potenziale diviso delta X. Quindi questo posso scriverlo come, prego, meno Q delta V. Ok? Questo delta V, vi ricordo che delta V vale V finale meno V iniziale. Oppure, questo si può scrivere anche invertendo i segni, Q V in A meno V in B, cioè potenziale di partenza meno quello di arrivo. Ok? Se sono interessato solo all'intensità del lavoro, quindi di quanto cambia l'energia cinetica, è chiaro che se questo potenziale, questa particella, scusate, va da potenziale, nella particella di segno positivo, di carica positiva, va da potenziale alto a potenziale basso, l'energia cinetica aumenta. Se invece fa il lavoro contrario, cioè si muove contro il potenziale, allora la sua energia cinetica diminuisce, però della stessa quantità. Dipende dal verso del moto, l'esercizio di questo non ci informa, ci chiede solo di quanto cambia. Okay? Il cambiamento è dato dalla carica per la variazione di potenziale. D'accordo? E quella è la variazione di energia cinetica. Se la particella segue l'andamento della forza, cioè si muove secondo la forza, l'energia cinetica aumenta, se va contro diminuisce. Ok? In ogni caso, nell'esercizio che abbiamo appena visto, la variazione di energia cinetica è pari a 1,6 per 10 alla meno 14 joule. Ci sono domande? Ho chiarito la domanda di prima. Non so com'è. Okay. Detto questo, mi propongo anche il successivo, mi sembrava interessante. Il 66, che è dello stesso tipo. Allora, 66. A pagina 819 dice: una proteina ionizzata ha una massa M che vale 2,00 per 10 alla meno 22 kg. E ha una carica, in quanto ionizzata, Q che vale più 1,50 per 10
10 alla meno 16 coulomb. E si muove da un punto A a un punto B nel vuoto per effetto di un campo elettrico. Diciamo che va da A a B, questo è lo spostamento della nostra particella, e la velocità nel punto A vale 200 metri al secondo, mentre nel punto B vale 350 metri al secondo. L'esercizio chiede, calcola la differenza di potenziale tra i due punti, delta V, cioè VB meno VA. Ok? È esattamente quello che abbiamo appena detto. Allora, chi è che qui attenzione, la velocità cambia. Questo cosa ci dice? Se la velocità cambia, vuol dire che la particella subisce un'accelerazione. Chi accelera la particella? Beh, il campo elettrico, perché siccome i potenziali, la velocità in A e in B sono diverse, e stiamo parlando di elettrostatica, tra A e B deve esserci un campo elettrico e deve essere orientato da A verso B. Perché? Perché l'energia cinetica aumenta, visto che V finale, V in B, è più grande che in A. Quindi, se calcolo l'energia cinetica in B, ricordo che l'energia cinetica vale un mezzo della massa per velocità al quadrato, la differenza tra le due energie, l'energia cinetica nel punto di arrivo meno quella nel punto di partenza, è uguale, teorema dell'energia cinetica, al lavoro svolto dalle forze che agiscono sulla particella per spostarla da A a B. Ma abbiamo appena visto che questo lavoro vale il valore della carica della particella per il potenziale in A meno quello in B. Oppure, se preferite, visto che ci chiedono quello, meno QVB meno VA. E questo lo chiamiamo delta B. Delta è sempre il valore finale meno iniziale, d'accordo? Quindi la differenza di potenziale in questo caso per ricavare delta V è sufficiente prendere la differenza dell'energia cinetica e dividerla per meno Q. Quindi sarà l'energia cinetica nel punto B meno quella nel punto A diviso l'opposto della carica. O ancora, se preferite, più esplicitamente, un mezzo di mvb alla seconda meno un mezzo di mv in A alla seconda diviso q. Ok, posso anche fare in questo modo, raccolgo al numeratore un mezzo m, giusto per non scriverlo due volte, e ho m fratto 2q col meno davanti, vb quadro meno va quadro. Se non vogliamo il meno, cambiamo segno all'ordine delle velocità nella parentesi e posso scriverlo come m2q va alla seconda meno vb alla seconda. È uguale. Ok? Verrà sicuramente un valore negativo. Okay, perché la velocità in A è più piccola di quella in B. Quindi calcoliamo, delta V vale la massa della particella della nostra molecola ionizzata, che era 2 per 10 alla meno 22 kg. 2 per 10 alla meno 22 kg, diviso 2 per la sua carica, che era 1,5 in 10 alla meno 16 coulomb, 1,5 per 10 alla meno 16 coulomb, per le due velocità, quella iniziale, che mi sembra fosse 200 metri al secondo, sì, quindi 200 metri al secondo tutto al quadrato, meno
350 metri al secondo, anche questa al quadrato. Ok, quindi viene. Allora, qui abbiamo i due che vanno via. 1.5 su, quindi 1 diviso 1.5, quindi 0,6 periodico. 10 alla meno 22 diviso 10 alla meno 16 fa 10, alla meno 6, abbiamo chilogrammi coulomb, per, allora abbiamo 200 alla seconda, meno 350 sempre alla seconda, che fa meno 82500 metri al quadrato, secondi al quadrato, e otteniamo per periodico 10 alla meno 6 e viene meno 0,055 grosso modo, approssimando voi, oppure se preferite in notazione scientifica meno 5.5 per 10 alla meno 2 volte. Il meno 55 millivolt, se è uguale. Che significa quel meno lì? Il meno, se torniamo alla figura, è dato dal fatto che abbiamo fatto il potenziale in B meno quello in A, e siccome in A il potenziale è più alto, la differenza viene negativa. Ok? Se la carica fosse stata negativa, avremmo avuto che il potenziale in B era più alto, perché avremmo avuto qui sotto un segno meno. Qui questo, se è stato negativo, avrebbe invertito questo, dato che le cariche negative si muovono in verso opposto. Ci sono domande? Riusciamo a fare ancora un esercizio quando tempo abbiamo? No, allora ci fermiamo qua per oggi.